Ecco, va già meglio, vedi? E siamo partiti. Allora giriamo e torniamo indietro. Siamo sopra il decollo con Mattia che si sta preparando. Ecco Marco, sta venendo a fare il secondo tratto. Questo è il crinale di Renà o anche Punta Baffe. Vediamo un po', 180 metri, non si sale tantissimo. Qui c'è un capanno di cacciatori. Girando intorno al caso qua magari saliamo un po' di più. Qua si sale decisamente meglio, 200 metri e siamo in salita. Torniamo indietro, tanto così ci vediamo un panorama di Riva Trigoso. Ecco la Punta Manara, Riva Trigoso e Sesti Levante. Qua si sale veramente bene, con che mare, c'è dei colori bellissimi. E qui si sale bene, non davanti al decollo. Sembra che Mattia sia quasi pronto. Allora, devo girare i comandi perché mi danno un fastidio tenerli così. Oh, ecco qua, ora si vede bene anche Chiavari laggiù in fondo.
passaggio sopra il decollo. Mattia sta gonfiando, 226 metri sul mare. Ora si sale anche qua. Ah, la mia macchina si vede. E eccolo Mattia, andato. Bravo Mattia, tutto a sinistra. Ah, io non si sale già più, eh. Pezzettino qua, che qui si sale poco. Adesso si dovrebbe prendere l'ascendenza bene qua, eccola qui, 221. Guardiamo un po' cosa fa Mattia. Le cose, bisogna che si alzi un po'. Mattia, dietro al primo promontorietto si sale di più, se riesci a svalicare sali un po' meglio. Comunque continua a fare quelle traiettorie lì che va bene, piano piano dovresti salire. Stai sempre ben aderente al pendio, non stare staccato dal pendio. Stai a 10 metri dal pendio e vedrai che sali. Andiamo un po' a vedere di qua. 2,19. Più di questo. Ecco qua si sale bene. Chissà che strano, pure è orientato lo stesso modo. Siamo quasi alla torre.
9,61, 100 metri sul decollo adesso.88. Oh, Mattia è sempre lì che litiga, eh? Mattia, non dondolare, devi essere più dolce sui comandi, gira più dolcemente e raccorda bene le virate, stai bene attaccato al pendio, sei troppo distante. Ecco che parte il tanda, no, si gonfia il tanda, partito. Speriamo che aumenti un po' il vento, così almeno Mattia riesce a salire. Ha fatto una virata troppo distante, più attaccato Mattia, poi c'hai 10 metri di troppo. Abbiamo all'orizzonte un'isola dell'arcipelago toscano. Abbiamo perso 50 metri. Allora dovrebbe cominciare a tirare qua. Ti ha atterrato. Ti ho visto, guarda se riesci a farti portare su da Marco. Sì, va bene, sono andato, aspetto qua. Thank you.
vedere un po' meglio, non sarebbe male. Che il tandem è arrivato alto come Antonio, era più basso di me, quindi probabilmente là tira meglio. Andiamo un po' a vedere. Io qua non sento granché tirare. Se è salito lui, salirò anch'io, no? Più alto di me, una cinquantina di metri. Siamo dalla torre. Oh, 300, la quota del decollo di Bergeggi. Antonio sta girando. Che ti segue e se finisci in acqua ti recupera. Ah, le isole si vedono bene. Quella è l'Elba, quella è la Capraia e potrebbe essere anche la Corsica, quella là. Allora, quella là grossa che si vede. Di Portofino, Punta Manara, Riva Trigoso, poi dietro Sesti Levante e là nell'angolino Chiavari e Lavagna. Si vede bene tutto il crinale appenninico,
107. Non so, non ho fatto salire loro, non lo so, vediamo se mi tira un po' su. Devo riprendere ancora una quarantina di metri. Ecco l'orizzonte, la Corsica e l'isola Capraia. Cento otto. Oh mio, oh Antonio, che quota che sta facendo là dietro. Faccio il crinale verso il decollo. Dinamico, perché non è costante, dei momenti che si scende, dei momenti che si sale. Dicevano che dovrebbe aumentare adesso, torna a 12.15, 12.30, dovrebbe aumentare l'intensità del vento, quindi dovremmo alzarci di quota. Io però macchie di vento in mare non ne vedo, il colore del mare è uniforme, se ci fosse un incremento di vento si dovrebbe arrivare da quel lato. C'è un'altra vela stesa bianca, credo che sia la Bea, e c'è invece Mattia che sta facendo i gonfiaggi in spiaggia. Beh, erano anni che non volavo qua, eh. Oh, finalmente una giornata decente. Ma non so, ora andrò a vedere, ma più di 15 anni penso. Ora forte, ora storto, ora poco. Oh, è che si vede bene Chiavari e Lavagna, anche se si levante. Siamo un po' scesi, 2.44. Turbolenza qua adesso, eh? 230 metri in salita. Ah.
Marco ha tirato fuori la bandiera di guerra. Se adesso l'incrociamo poi la guardiamo, eh? Buon Antonio ci fa un volo di quelli da ricordare. $2.45. Purtroppo lo strumento non mi dà l'intensità del vento perché non sono fatto ancora un 360, quindi non riesce a calcolarla. Sarebbe interessante per capire se aumenta o no, ma da come vedo le fronde degli alberi mi sembra che sia rimasto costante sui 12-13 km all'ora. 2.55. Minuti per il momento. Panoramica dell'entroterra. $2.64. Antonio è sceso e si è riportato su punta baffe. Abbiamo un rapace che vola qua sulla torretta. Direi di sì. Allora, un momento buono, si sale. $2.80, $2.90. $2.98, $300. Proviamo un po' a stare qua, vediamo un po' se ci fa salire ancora un po' di quota. $300. Io di più non salgo.
aperto qua. Strana questa cresta qua, non si capisce il vento come si incanala. Ci sono salire ancora una ventina di metri. Andiamo a 330, 328, 330 non l'abbiamo ancora visto. La vela bianca non è ancora decollata.